Ascolti, quello che le volevo chiedere essenzialmente era soprattutto di spiegarci nella pratica proprio quotidiana, visto che lei comunque è in prima linea veramente, lei come tanti suoi colleghi, qual è il procedimento, qual è il protocollo che attuate nel momento in cui arriva un paziente al vostro reparto, un paziente Covid positivo? Allora, i protocolli sono differenti, nel senso che il paziente può arrivare già addormentato e intubato, perché qui si parla di assistenza respiratoria avanzata. Quindi se non respiri più da solo, ti aiutiamo noi con l'intubazione con le macchine, e c'è un network molto attivo di tutti i primari di anestesia e rianimazione della Liguria, e chi ha il posto lo offre eventualmente a chi non lo possa avere. Posto cosa vuol dire? Vuol dire che devi avere un reparto di terapia intensiva adeguato, con apparecchiature adeguate che ti possano poi seguire, perché è una patologia che prende tempo, prende veramente molto tempo. Quindi se arrivi con difficoltà respiratoria o un criterio tra tosse, febbre sopra i 37,5 e difficoltà respiratorie, sei un sospetto Covid positivo. Noi a quel punto attiviamo un percorso dedicato, strade pulite, spazi dedicati, crematori dedicati, si procede poi con l'anestesia generale e l'assistenza respiratoria avanzata, seguendo le ultime linee guida. Ricordo a tutti che è una patologia che non conosciamo. Conosciamo il comportamento, ma non conosciamo la biologia di questa patologia, quindi quanto duri non chiedetemelo, perché non so rispondere. Altri dettagli chiedetemi di voi. Questo è un po' il percorso generale. Le macchine che abbiamo in terapia intensiva sono molto raffinate, ed è ben descritto come si deve ventilare questi malati, perché se tu respiri da solo, tiri dentro l'aria con il diaframma per conto tuo. Se invece ti devo ventilare con una macchina, te la spingo dentro io a pressione positiva, non è la stessa cosa. Quindi c'è tutto un lavoro da quella parte lì. Certo, quindi mi sembra di capire, mi corregga se sbaglio, mi sembra di capire che questo percorso a cui lei fa riferimento non è quello che abbiamo visto magari in qualche video di qualche paziente con i famosi caschi, per capirsi. Allora, quella si chiama ventilazione non invasiva. Prima di arrivare all'intubazione si passa attraverso supporti non invasivi, cioè io chiedo a te paziente, respira ancora tu. Io ti aiuto magari con dell'ossigeno in più, un po' di pressione positiva, e è molto probabile che tu possa evitare l'intubazione e la pressione positiva, discorso che facevamo prima. I caschi funzionano, le maschere funzionano, ci vogliono reparti e competenze dedicate, perché comunque disperdi più particelle, l'aerosol famoso, che veicola il virus. Quindi quello andrebbe evitato. Certo. Però attualmente la scelta di procedere prima con la ventilazione non invasiva, con un supporto di quel tipo lì, che può essere una mascherina, un casco, una maschera facciale, avrete visto tutti magari su vari social immagini differenti, quello è il pre. L'estremo è arrivare a doverti addormentare, intubare, ventilare, ma se ne esce anche da quello, vi assicuro che con il lavoro pazzesco che stanno facendo i miei colleghi ce la si fa. Ecco, in questo momento le chiedo anche qual è il clima fra i colleghi, immagino la stanchezza e turni molto molto pesanti, immagino. Quello è in dubbio, i turni sono effettivamente molto pesanti, il grosso lavoro, per esempio parlo per me stesso, come se fossimo di fronte io e lei, il mio ruolo come direttore è anche gestire un po' il clima,
attutire il malanimo, la tristezza. Ho amici che mi hanno offerto, che sono professionisti psicoterapeuti, che seguono eventualmente chi ne avesse bisogno, perché vi assicuro che qua tira una brutta aria. Però il gruppo, io sono, mi permetta di dire che farò un monumento a tutti i miei colleghi medici, infermieri che stanno lavorando. Certo. Con ritmi molto serrati, ecco, ci siamo capiti. Sì, assolutamente. Però non vi posso invitare a vedere com'è, ma meglio che siate fuori. Certo, no, no, comprendiamo perfettamente e abbiamo avuto modo, oltre che con questa intervista che stiamo facendo con lei, anche altre volte di farci raccontare per quello che è possibile raccontare senza ovviamente scendere nei dettagli e violare la privacy dei pazienti, che naturalmente è sacrosanta, però capiamo perfettamente che oltre alla fatica fisica ci sia anche una fatica emotiva, no, dottor Lattuada? Ma di sicuro sì, io credo che forse nella mia specialità, cioè in anestesia e rianimazione, è un contesto in cui lavoriamo tra la vita e la morte praticamente tutti i giorni, al di là dell'anestesia pura, cioè nessuno muore in sala operatoria, per carità, però sì, effettivamente è un contesto un po' difficile. Certo. Però io riporto, e mi fa molto piacere che me lo chiediate, tutti i collaboratori stanno tenendo, siamo tutti qua tutti i giorni, è una bella cosa, veramente. Certo. Una bella cosa questo. Nella tragedia, perché... Certo, no, no, certamente, però diciamo è una prova, insomma, della capacità anche non solo della sanità nel suo generale, ma anche dei singoli elementi che la compongono. Dottor Lattuada, tornando un po' a quella che è la funzionalità, lei diceva, e mi fa piacere sottolinearlo e rimarcarlo, perché molte persone naturalmente non conoscono quello che è il suo lavoro, il vostro lavoro nello specifico. Lei giustamente diceva, anche dalla terapia intensiva, badate bene, si può tornare indietro, e anzi si torna indietro e si guarisce e si fanno passi in avanti nella guarigione, quindi non deve spaventare, o perlomeno non deve creare allarmismo il fatto che ci siano persone che ovviamente arrivano in terapia intensiva. Qual è la ripresa? Ci sono, immagino, dei tempi poi dal momento in cui si esce dalla terapia intensiva, quindi si viene estubati, poi tutta la ripresa è una ripresa lunga? Avete notato? È una ripresa più progressiva? Allora, ovviamente si tratta di una patologia nuova, di cui non conosciamo benissimo le tempistiche. Io le posso dire che effettivamente dalla rianimazione, dove noi facciamo un supporto delle funzioni vitali, in attesa che farmaci ancora molto in discussione, quale farmaco idoneo, quale non idoneo, ma al di là di quello, noi supportiamo le funzioni vitali. Una volta che il malato si sveglia, si stuba, cioè si stuba vuol dire che si toglie una protesi respiratoria che è servita nel periodo più acuto, la ripresa post, francamente è una domanda difficilissima e mi sembra non molto professionale che io risponda, perché non lo so. Okay. E se lo sapessi... però allora si torna, si fa un post ricovero. Certo. In aree subintensive, molti pazienti ritornano a essere abbastanza solidi per andare poi addirittura al domicilio, ma ancora i percorsi vanno ben delineati, questo non si sa. Ok. Perfetto, dottor Lattuada, io la ringrazio molto del suo intervento, credo, anzi sono sicuro che ha dato maggior chiarezza a quello che è un aspetto che molto spesso per noi che viviamo al di fuori dell'ospedale, della vostra operatività, può essere oscuro e che insomma ci fa piacere scoprire insieme a voi, perché ovviamente i ringraziamenti sono d'obbligo, sono doverosi per chi come lei e i suoi colleghi sta lavorando sul campo, anzi mi verrebbe da dire in trincea, per combattere questa emergenza. Questo ringrazio lei.
ai suoi ascoltatori dico che c'è la possibilità tramite i centralini o comunque di raggiungere almeno anche me personalmente per chiarimenti, perché la rianimazione è un ambito molto scuro, è un po' difficile da spiegare in quattro parole, quindi io sono disponibile compatibilmente col tempo e con i modi e magari passando attraverso di lei.